Mauro Brina, chef di origini bergamasche, che sta vivendo un periodo di passaggio e ha da raccontare una grande novità. Un periodo, sì, di cambiamento. Ho finito da poco la mia esperienza come chef al ristorante Or di Agazzano, in provincia di Piacenza, e ormai è questione di pochissimi giorni che inizierò a lavorare come chef al ristorante Danadia in Franciacorta ad Erbusco. Un ristorante che tu già conosci, perché un'esperienza passata l'hai avuta lì. Esatto, un ristorante che già conosco, è un ristorante dove ho già lavorato 2 anni fa, con la signora Nadia, un ristorante dove lavoravo prima a Castrezzato, che era la vecchia location, sì, del ristorante da Nadia, che è da poco trasferito in Franciacorta ad Erbusco. Stato lì che poi ti ha portato da un'altra parte, come mai non eri rimasto all'epoca? Ho collaborato con la signora Nadia 4 anni fa, per quasi 2 anni, in qualità di secondo chef, e sono rimasto con lei sempre in ottimi rapporti, motivo per cui adesso ricomincerò anche una collaborazione con la signora. Non sono rimasto lì per il semplice fatto che avevo voglia, avevo bisogno di provare un'esperienza a 360 gradi nel gestire come chef una cucina in autonomia. E da questa voglia di un po' emergere, di farmi conoscere, di sperimentare i miei piatti, sono arrivato a Ragazzano, in provincia di Piacenza, dove da Or per quasi 2 anni sono riuscito a esprimermi, a farmi conoscere un po' alla stampa, a qualche guida italiana, e dove ho avuto grandi soddisfazioni a livello personale e anche a livello, certo, lavorativo. Mi piace molto andare a conoscere produttori di riso, e quindi ci sarà un risotto nel mio menù di piatto, che delle volte può sembrare banale, ma penso che abbiano dietro una grande tecnica, e veramente ognuno poi ha 1000 interpretazioni su come farlo, chi tostarlo prima, chi tostarlo dopo, chi sfumarlo. Cioè è veramente un mondo grandissimo, mi sono sempre affascinato da quando ho iniziato a fare questo lavoro sui risotti, e quindi mi piacerebbe inserire un risotto con...